vedi che c'è il gol. Campio, annullata una rete alla SD Corato e l'incontro di calcio termina in parità contro il Canusa. Per la cronaca, nella serata del 19 novembre 2011 si è disputato sul campo circoscrizionale di San Pio l'incontro di calcio valevole per il campionato regionale Under 18 tra le squadre ASD Corato contro il Canusa. Durante la prima mezz'ora di gioco si verificavano in campo diverse azioni da entrambe le due squadre. Si giungeva nel frattempo al 39esimo minuto di gioco, quando su azione era la SD Corato che passava in vantaggio e sbloccava il risultato sull'1-0 ad opera di un colpo di testa di Lopez. Successivamente, dopo la rete del vantaggio, si susseguirono altre azioni, ma terminava il primo tempo. Nella ripresa del secondo tempo, appena giunti alla mezz'ora di gioco, il Canusa pareggiava il risultato sul calcio di rigore con D'Ambra Antonio, massima punizione concessa dall'arbitro per atterramento di un calciatore canusino. L'incontro di calcio continuava e giunti verso la fine della partita, l'arbitro annullava una rete alla SD Corato mentre si svolgeva l'azione e sui due fischi finali decideva di concludere l'incontro di calcio. A questo punto in campo avveniva una grande protesta da parte dei calciatori della SD Corato e dello stesso staff della stessa squadra.
perché dicevano che l'incontro doveva terminare dopo i tre fischi finali e dovevano concedere la rete. E invece ciò non è successo, anzi l'arbitro durante le proteste ha anche espulso un calciatore della SD Corato. Su questa questione che è avvenuta in campo, probabilmente la SD Corato impugnerà un ricorso avverso all'arbitro per poter ottenere le ragioni ed eventualmente avere la vittoria. L'incontro di calcio è stato ripreso dalla Web TV www.palesesantospirito.tv.sitiwebs.com e quindi ci sono le immagini reali registrate soprattutto per testimoniare quanto avvenuto effettivamente in campo. Aggiornamenti potranno esserci sugli sviluppi della vicenda finale svoltasi in campo. Terminiamo qui la cronaca della partita sperando che sulla fase finale possano esserci concrete soluzioni.